Signore e signori, buonasera. Chi vi parla è Claudio Saltarelli, vi parlo da Cassino, dall'altra area di lavoro. E anche questa sera staremo insieme un'ora per parlare di storia, per parlare di una storia importante, quella insorgente, quella dell'Unità d'Italia in questo caso. Anche se poi questa sera parleremo post-Unità d'Italia, perché alcuni avvenimenti sono nati proprio con la nascita del Regno d'Italia. E ci sarà un ospite illustre che... ci viene a trovare in queste trasmissioni per la prima volta, anche se scrive per noi da tanto tempo e addirittura anche, quindi, anche una pagina dedicata al suo nome sul nostro blog. Però, come nostra abitudine, cercheremo di anticipare l'argomento e l'ospite con un breve video. Eh sì, sta rivendendo il giro. C'è già proprio spiazzo. Sono 10 anni che sta alla Francia, sta con un loro giro e sta là. Sicuramente sarà un giurato. Ma io si mette a scuola da tutto il capo che va a fare questa schifoziente? Che a me ancora mi chiamano Marietta del Lambo. Chi gli va da dice la serenità? A mia capa, insomma. Visto che faceva l'operaio stile in una fabbrica. Ma era la bruna, ma la fabbrica l'hanno chiusa. Tutto quanto. E insomma, si è imparato a fare con la vita. E sta disapparsa male, apparsa male. E... ma là che la terra, prima la terra di Edab, faceva per tagliare il bosco. Poi la corrente ha tagliato il bosco. Ci hanno fatto lasciare il capo e pure andava a fare a casa. Andava a fare la capretta e io avevo questo nulla a fare la capretta. E come? Anche i vicini, oh mio, che si mette. No. Venettere il mio vicino e il segretario comunale alla casa mia. 10 anni fa. E mangiava il vetro. Lo conosco, il tetto, la carta, la ricetta, la carta. Mi sa che la miseria, abbiamo un figlio che ci sta, perché se portavano i film, pure che erano un po' piccolini, teneva solo 8 anni, che lui, un giro si cresceva, esso, perché ci lasciava le mamicciole suoi, va bene. E quando si addormiva, me l'aveva la manina, a morte la canotta. Dormiva con me. Non ci credo che la manella era bella, era bella, era buona, perché la portava in una fragola dietro. E chiesi, solamente se poteva fare buona a Faria, facendola firmare carte e mi ricette che cosa non la mandava pure a me, che era una creatura. Oh, padre, oramai se l'ha fatto giù, non se l'ha avuto, castiva tenda l'unghietta. Continuava a fare dalla preda, alla preda che sapeva buono che ci capiamo poco. E... però anni fa mi passavano un po' di soldi quando sono andata e poi non è arrivato anche niente, ma non fa niente perché sicuramente io mi sto buono là. Certo, ogni tanto qualcuno dalla Francia torna che io posso. Tisica, sicca, usulata. E dopo quando parlava, e quando mi vedono mi sono male. Come se ne vedono tutte quante vigne che stanno in cima alle carte. Eppure quando il mio vicino sta alle carte, dice, oh sì, ma no, che là ci stanno solo
ci si è fatto pure una casa in coppa. Un sacco di gente a pranzo, Luis. Ma chi mi dice che ci stanno a fare la fatia? No, ma a chi la fidanzata che sta vicino a me è gelosa, maliosa, e mi dice sempre: Chissi, ci hanno portato la miseria, ma continua a camminare. Non è vero, figlio, sta alla Francia e fatica la fabbrica da vetro. Ti teneva le manicciole piccole un po' e Don Ciro, dai tutti gli anni, per mettere i soldi alla Madonna e la portava alla processione. E mo' appena Don Ciro passa, pure quest'anno io ci vado vicino. Se non deve fare se ne va, perché uso tanti anni che passa ci parlo, sto parlando, ci parlo solo che ci piace un strano, mi prendo pure io. Come si è fatto il bello, si è fatto il bello di mio padre. Mio padre l'ha vista, la mia mamma, la mia mamma, ci ha visto. Fino a 8 anni con la mano in là, bella. Può essere che stavolta mi è finito scuro. Perché quella che sta vicino a me dice sempre va. Non ci va a riconoscere la Madonna che ha visto. Fino a quando c'è stata la luce, quando la luce non c'è stata più, sarò guardata quando era pianta di nero. Bene, avete visto in questo video Loredana Terrezza. Loredana Terrezza che recita un passo molto importante dello spettacolo Voci, Canti e Suoni dei Briganti in Terra di Lavoro che è arrivato ormai che abbiamo presentato per l'ottava volta ed è un monologo della tratta dei fanciulli, dei bambini che è stato sapientemente recitato, cioè eccezionalmente recitato da Loredana, ma è stato altrettanto eccezionalmente scritto dal nostro caro patriarca dell'arte del lavoro, Raimondo Rotondi, che è l'autore di tutti i testi scritti in lingua laborina, e che fa capire che questa sera toccheremo un argomento molto delicato che è tenuto sempre sotto traccia nella nostra terra, in alta terra di lavoro, ma invece è un argomento molto molto importante, che io tantissimi anni fa vidi per la prima volta vedendo Quark, dove c'era Alberto Angela dal titolo I bambini di San Biagio, che parlava di questo dramma, di questa tragedia, di come immediatamente dopo l'Unità d'Italia fino alle porte della Prima Guerra Mondiale i nostri bambini, i fanciulli, venivano affittati, ceduti, venduti a dei veri e propri
schiavisti che li davano alle vetrerie del belga, ma soprattutto francesi, perché con le loro piccole mani riuscivano a operare, a lavorare il vetro, per poi buttarli in mezzo a una strada quando questi crescevano. Pochissimi rientravano nel loro territorio e ci faceva capire come la miseria ci prese con l'Unità d'Italia, cosa che non accadeva prima del 1860. Scusatemi questo preambolo, voi sapete che non lo faccio così lungo, però è una cosa che sento molto. E dopo tanto tempo che ho cercato di invitare parecchi studiosi del territorio che per un motivo o per l'altro si sono sempre rifiutati, questa sera invece ho l'onore di presentare un carissimo amico, ma soprattutto un grossissimo studioso della storia risorgimentale. Risorgimentale, però, diciamo, l'altra faccia della medaglia, si può dire questo, quella parte di storia che non vorremmo manco chiamare controstoria, ma o contro risorgimento, ma quella parte che non è stata scritta dalle fonti ufficiali, ma che è presente ed è tantissima in tutti gli archivi, in tutti i territori della nostra alta area di lavoro, del nostro regno, amato regno, e parlo di Loreto Giovannone da Brocco. Quindi, come lui ci tiene a dire, non Brocco Stella, ma Brocco. Loreto, ho fatto una buona presentazione della tua persona oppure ho dimenticato qualcosa? No, non hai dimenticato niente. Buonasera a te, buonasera a chi ci segue. Brocco è un toponimo molto antico, anzi Brocci, nei libri del 1500 ed è fortemente identitario perché Brocco Vecchia è un paese fantasma, abbandonato, ma ha al suo interno, per chi è riuscito ancora a vederlo prima che cada proprio del tutto, sono rimaste solo le mura, in molte parti non ci sono più i tetti. Si vede molto bene i forni, gli ambienti di vita. È un paese molto vivo prima dell'Unità d'Italia, come tante altre situazioni. Arriva a 1500 abitanti. Dopo l'Unità d'Italia, drammaticamente tutto questo crolla. Era un paese che aveva anche ha fatto un'amministrazione propria, decurionato come si diceva allora. Brocco, dal nome antico del 1500, anche se in epoca romana era Brocci, secondo Plinio il Vecchio, ed Asperone. Il toponimo ha preso poi nome Brocco Stella negli anni, penso, negli anni 50, nel dopoguerra. Però, insomma, è molto identitario e mi piace di più parlare di Brocco, Brocco. Quindi mi dicevi che praticamente era un ridente paese, un ridente, usando un termine un po' folcloristico, prima dell'Unità d'Italia aveva la sua vitalità, la sua economia piccola, ma che comunque permetteva a tutti di potersi sostenere, ma proprio dopo l'Unità d'Italia ci fu la devastazione demografica, mi sbaglio. Sì, tutto questo è semplicemente rintracciabile all'archivio di Stato di Frosinone. E basta consultare gli archivi e esce fuori tutto. Insomma, dopo l'Unità d'Italia c'è stato un vero e proprio abbandono, la piaga non solo dei bambini, dell'uso dei bambini e della tratta dei minori, non solo quella, ma c'è stata anche un'emigrazione, una fortissima emigrazione. Io sono in questo momento in una via dove posso farti l'elenco, ora così velocemente, no? A fondo valle, in America, a continuare a salire sempre a fondo valle in Francia, poi ancora a salire in Australia, poi in Canada, io ho un fratello attualmente in Canada, poi a salire ancora Irlanda, Francia, ancora Francia e Irlanda, quindi un po' in tutto il mondo, ecco. Stati Uniti, Francia, Irlanda, Europa, e c'è un'emigrazione, ci hanno spopolato, insomma, ecco, una volta che ci hanno messo in condizioni economiche così gravi, diciamo pure alla fame. Ma si può dire Diciamo tranquillamente la fame, Loreto, il fatto è tranquillamente, sì, scusami se ti interrompo, ma mamma perché figura. c'ho la vicenda di un mio nonno.
mio nonno materno che emigra negli Stati Uniti a dire di mia madre, che è ancora viva, grazie a Dio, è perché erano alla fame, cioè non avevano niente da mangiare. Quindi diciamo questa conquista a mano armata dei piemontesi che qui hanno massacrato e spopolato forte con le loro truppe militari, ecco, ci hanno ridotto a una condizione. Non dimentichiamo che qui c'era un distretto importantissimo per quanto riguarda la carta, per esempio, ci sono più di 17 Loreto, cartiere. Sì. Bene, Loreto, prima di andare a parlare dell'argomento per cui ti ho invitato questa sera, voglio solo terminare il discorso di Brocco. Perché? Perché tantissimi anni fa, qualche settimana prima che prendesse la via dei Cambelisi, ebbi l'onore e la fortuna di ascoltare l'ultimo convegno di Eugenio Maria Berager e in quel di Falvaterra. Era il giorno del periodo della Befana, era tra Capodanno e la Befana, e parlò proprio del, era un convegno basato sul, si parlava dell'emigrazione, e parlò proprio di Brocco, dove addirittura a fine del primo decennio del Regno d'Italia il sindaco di Brocco scrisse al sindaco di Sora pregando di poter prendere come residenza gli ultimi 7 abitanti che Brocco aveva, perché aveva intenzione di chiudere il comune, perché non aveva più senso mantenere in piedi il comune per la fortissima emigrazione che c'era stata, e qui erano rimasti 7 persone. Quindi pensa tu che tragedia. Noi abbiamo conosciuto nella nostra alta terra di lavoro, che era ricchissima, era il nord della terra di lavoro, la provincia più antica d'Europa e per secoli la più ricca, e terra di immigrazione che conobbe questa tragedia dopo il brigantaggio e ebbe quella dello spopolamento per motivi economici. E quindi questo volevo solo tenerci a dire. E adesso andiamo nel cuore di questa trasmissione. Tu hai studiato con molta attenzione la tratta dei fanciulli. Da quanti anni fa l'hai fatto? Io pubblico ogni tanto i tuoi video andando a prendere un po' in giro per il web i convegni e le conferenze che hai fatto, parlando proprio della tratta dei fanciulli. Quando è che hai cominciato a trattare questo argomento? È facile risponderti. Un consiglio su come inquadrare i problemi che abbiamo avuto sull'Unità d'Italia me l'ha dato Francesco Mario Agnoli, che ora purtroppo è un signore molto anziano e non è più in attività, insomma si è un po' ritirato, e lui mi disse, quando ne abbiamo parlato molte volte di questi argomenti, e lui mi disse: guarda, io ti suggerirei, come il famoso detto di Solzhenitsyn, di chiamarlo, diciamo così, una serie di eventi che hanno portato all'Unità d'Italia, drammatici, che hanno portato poi a quello che gli altri chiamano Unità d'Italia. Per noi non è stato certo un'unità, siamo stati annessi, quindi per forza e a mano armata. E l'universo concentrazionario, uno dei punti dell'universo concentrazionario, scusa, è proprio questa tratta dei minori. Io ci sono arrivato per diverse vie e soprattutto grazie a studiosi molto eminenti. Il primo è Raniero Paolucci di Carboli, ti faccio vedere, poi mi sono procurato alcuni libri, alcuni testi per avere un'idea precisa di che cosa si parlavano. Ecco, questo è uno dei testi fondamentali che era in commercio qualche anno fa, non so se lo è ancora. Il resto, sempre di Raniero Paolucci di Carboli, che è un funzionario di secondo livello, prima nell'ambasciata in Inghilterra, poi in Francia. Grazie a lui abbiamo notizie importantissime su questo fenomeno, questo terribile fenomeno. E in pratica Paolucci di Carboli ne parla uno studioso americano, canadese veramente,
all'americano ci arriviamo dopo. È un signore che è docente di storia all'università McGill, l'università di Toronto, privata, e ha scritto un libro interessante, I ragazzi dell'arpa. Me lo sono procurato perché la Mariotti fece una edizione italiana ed è l'autore è John Zucchi, John E. Zucchi, Edward Zucchi, credo sia Edward. E lui ha girato tutti gli archivi del ministero nostro, degli interni e anche degli esterni, degli esteri. E da qui lui ha trovato una quantità enorme di dati e ha messo insieme questo libro che io vorrei segnalare a tutti. È impressionante com'è. È scritto anche molto bene, scorrevole, da storico estero, tutte le notizie. Diciamo così, più approfondite, più vere, noi le troviamo sempre dagli storici stranieri. I nostri sono servili padroni dello stesso padrone, sempre dello stesso padrone. Ci tengono molto alla poltrona Sì, e non. diciamo che sono prezzolati, senza fare Sì, nome e cognome. sono prezzolati. Sì, vabbè, io non ho molto timore a dire, ora non ne faccio nome e cognome, ma non ho molto timore a dire che sono delle persone ignobili perché non vanno, i nostri archivi di Stato sono pieni di documenti e che confutano le loro versioni. Loro non ci vanno a spulciare perché sanno benissimo che magari perderebbero il posto o non avrebbero l'avanzamento di carriera a cui tengono e ho le disponibilità perché alcuni dei professori, anche quelli di storia, hanno dei finanziamenti, anche se piccoli, nella ricerca, che si rigestiscono a modo loro. Insomma, vabbè, siamo in un paese dove la menzogna vige come volgata pubblica, ecco. E loro non hanno. Ma questo è il vizio italiano nato dopo il 1860? Sì, e dovevano per forza coprire una serie di ignobili, veramente ignobili atti e lo hanno fatto. Si sono venduti. Uno di questi, possiamo fare un nome, tanto non c'è più da molto tempo, è un certo Vidari. Vidari ha detto: è un problema vostro al sud, non siete capaci, arrangiatevi, non avete aderito al nostro sistema, vabbè, pagherete le conseguenze. E difatti ci fu una guerra civile che da nessuno viene dichiarata, nessuno, viene detta a nessuno. Noi abbiamo, scusami se ti interrompo, questa è l'ultima cosa e poi ci tengo a questo argomento perché io lo sento molto. Ci sono, non sono il solo, io sono in compagnia di una grande quantità di persone che con molta buona volontà e con mezzi propri si sono messi a scartabellare, a ricercare, a fare serissime ricerche negli archivi storici locali oppure archivi di Stato. E ne è emersa con molta fatica quella verità che viene avversata in tutti i modi, che temono in tutti i modi, soprattutto nelle università. Perché le temono? Perché gli crollerebbe tutto un sistema, gli crolla tutto un sistema che si basa, un sistema anche attuale, che si basa su quella ideologia, su quella che chiamiamola dell'Unità d'Italia, va bene? Ma sai, Loreto, il discorso è questo, che questa è tipica di una nazione nata che è una colonia, con una borghesia che è una classe dirigente colonizzata, quindi che ha paura di. Noi eravamo faro della civiltà, abbiamo l'Italia da nord a sud, è stata il centro del mondo, dell'universo, come disse pure Dostoevskij. Per 2500 anni all'improvviso siamo ritrovati una piccola provincia, niente di più, in mano alla più decadente, alla peggiore forse di dinastia che c'era in Europa. Ma quindi questa è la classica comportamento di una classe borghese colonizzata, quindi anche classe dirigente. E io voglio solo dire che questo, infatti, noi abbiamo vissuto tre fasi. La prima, la fase di resistenza contro un esercito invasore,
poi diventa guerra civile, per poi diventare guerra delinquenziale, perché poi tu mi insegni come in tutte le storie di questo tipo simili, quando c'è la fase finale di questa di questo processo bellicoso, i famosi insorgenti, i briganti, poi per poter aver salva la pelle si trasformano in delinquenti, ma questa è una cosa normale, nulla di più. Volevo soltanto la guerra le tre fasi, no? Prima la guerra di resistenza, poi guerra civile, e va a finire con una fase delinquenziale, che poi coincise con la fine del, diciamo, io battezzo sempre come il 18 agosto 1870, con la morte di Domenico Fuoco, e da lì a poche settimane quella di Pilone nei paesi vesuviani, inizia quasi contemporaneamente la vera piaga dell'emigrazione. Io voglio solo, prima di parlare di questi nostri cari fanciulli, volevo soltanto salutare Francesco Mariagnoli, con cui abbiamo fatto un programma bellissimo sull'insorgenza del 1799, che noi salutiamo con affetto, e lo richiamerò perché ho intenzione di fare un'altra trasmissione con lui, se me lo concederà. E poi, in ordine della sorte, io per una decina d'anni avevo un ufficio a Roma, a via Porpora, una traversa di piazza di via Paesiello, e il padrone di casa era Raniero Palucci di Calboli, quindi un erede diretto di quel personaggio che tu hai appena citato. Quando me l'hai detto, si è accesa una luce. Una curiosità che forse non interesserà a nessuno, però mi è venuta in mente e l'ho voluta dire. Bene, allora, Loreto, tanto ti sequestrerò per un'altra trasmissione dedicata al brigantaggio nel territorio solano, quindi già lo sai questo, perché voglio sapere cose nuove oltre a quelle che già conosciamo, che tu sicuramente hai, e concentriamoci su questa tragedia, una vera e propria tragedia di questa schiavitù dei bambini, che oggi noi ci scandalizziamo vedendo nei paesi degli altri quello che avviene nelle multinazionali che usano i bambini per fare i palloni di calcio e tutto il resto, ma questa è una piaga che noi abbiamo conosciuto ben presto e agli albori di questa forma di schiavismo. Sì, è anche noto dal punto di vista storico. Per esempio, nella trilogia sull'emigrazione, Ennio Franzina riporta dei dati drammatici del fine 800, mi sembra intorno al 1870 in poi, 75, dove riporta i dati incredibili. Io non riuscivo a farmene una ragione, parla di 80.000 bambini, quasi tutti italiani, che sono nel Nord America, nelle capitali del Nord America, e poi ora sappiamo anche che hanno preferibilmente li hanno impiegati buona parte, poi chi c'era all'accattonaggio e tutto il resto, ma una parte li hanno impiegati nelle miniere, quindi, perché erano piccoli, esili, affamati, quindi avevano bisogno, eccetera eccetera, e quindi venivano impiegati, sfruttati nelle miniere. Però oramai sappiamo tutti quanti dell'utilizzo dei nostri bambini, delle nostre zone, dei nostri paesi, nelle vetrerie francesi, che non hanno scherzato. E in mano a questi padroni, poi ci sono ora dei dati che andiamo a vedere, vado a leggere, perché questo è un argomento un po' sensibile, possiamo dire, oggi siamo in grado di dire sensibili. Ebbene, non dire troppe parole al di fuori di quello che è, come hai fatto tu, insomma, nella presentazione, nelle cose che dici, che dire troppe parole che sono emozionali non sono consone all'argomento. Dicevo, Franzina aveva già accennato a questo problema, e non era certo un meridionalista, ecco. Lui è una serie di studiosi che hanno fatto questa trilogia sull'emigrazione. Ma veniamo a noi. È un argomento ben noto, quello della tratta dei minori e dall'Italia. Io ho trovato traccia, e questo è veramente una chicca, perché non ne ho mai sentito trattato da nessuno, in una nota di un libro dello storico inglese George Trevelyan. Ora, è noto che lo storico inglese
non ha scherzato, ha raccontato molto meglio dei nostri storici, non ammantando tutto, propriamente tutto, con diciamo così, questa vulgata del risorgimentale. Bene, in questo documento, che è nel testo Garibaldi's Defense of the Roman, in questo documento, ora ti leggo proprio un piccolo passo, è evidente che c'è una partecipazione delle autorità. E questo non è uno scherzo. E dice: i bambini che partono, è intitolato, no? Ecco, ti faccio vedere la copertina, così chiunque può ascoltare, può andarsi a fare la sua ricerca. Vediamo un po' se si legge. La vedi? Si nota? Eccola. Sì. Ecco, è bene parlare francamente delle cose di cui stiamo parlando, anche per un senso etico, insomma, di rispetto. Ecco, in questo testo leggo letteralmente, sono poche frasi, e dice: i bambini che partono, intitolato, sono state presentate alle sottoprefetture richieste di viaggio gratuito per l'esito di questi bambini. Quindi le sottoprefetture avevano e conservano documenti, dovremmo teoricamente trovarle nei nostri archivi. Mi consta però che il sottoprefetto, prima di fare nuove concessioni, voglia assicurarsi che i bambini da far partire, quindi nessuno può dire che non sapevano, i bambini siano tutti figli di operai serrati, cioè messi in galera, quelli che avevano partecipato a manifestazioni, magari che rivendicavano diritti salariali, insomma. Poiché sembra accertato che con le altre spedizioni, quindi è un commercio, è un immondo commercio di cui gli organismi dello Stato sono ben a conoscenza, anzi vi partecipano e scelgono i soggetti che devono essere venduti o trattati, nel senso di tratta. Poiché sembra accertato che con le altre spedizioni siano partiti anche i figli di artigiani che nulla hanno a che fare con la presente agitazione operaia. Quindi veniva fatta anche una selezione da parte degli apparati dello Stato. Questa è talmente grave, questa situazione qui, che noi dobbiamo prenderne atto. E dovremmo cercare di capire il prima possibile chi è il nostro avversario, chi è stato in passato e chi lo è tuttora. Non hanno mai smesso. Noi tuttora siamo sotto colonia e subcolonia di un potere italico, che poi non è italico, che è sovranazionale, ma lo è da molti anni, da oltre un secolo e mezzo. Ma vedremo, perché i miei studi, che non smetto mai, non riesco a smettere, i miei studi potranno dimostrare che non è solo Francia e Inghilterra che hanno partecipato in prima persona all'Unità d'Italia. E vedremo, non anticipo niente per scaramanzia, e poi quando riuscirò a pubblicare il mio prossimo libro magari se ne parlerà volentieri. Quindi, come abbiamo visto, scusami un attimo, ma io ripeto che le autorità sono a conoscenza, addirittura selezionano i figli di chi devono portare all'estero. Ecco, mi stai parlando delle autorità statali, che non erano omertosi o complici, erano protagonisti di questa tratta. Questo lo dice il libro, la testimonianza che ti ho citato, i bambini che partono. Quello che tu hai visto prima, le faccio rivedere, perché altrimenti sembra che uno voglia dire delle cose al di fuori del seminato. Ecco. Io ho letto un tratto da questo libro, un documento, un allegato di questo libro, che parla di storia, che è di Trevelyan, i bambini che partono. E è lui che mette questo documento, eccolo qua, e che parla di sottoprefettura, che sceglie e seleziona
i bambini da commerciare per l'estero, soprattutto degli operai serrati, cioè di quelli che erano stati arrestati. E anche se erano partiti anche i figli di artigiani che nulla hanno a che fare con la presente agitazione Loreto, operaia. scusa, che Quindi, epoca è questo testo? qui Che siamo a anni sono? fine secolo, E quindi c'erano le soglie, le prime Trevigiano, sommosse, c'erano le prime sommosse Trevigiano. operaie, quindi c'erano. Sì, dopo il 1880, perché cioè nel 1880 c'è una crisi economica spaventosa. Quindi il boom degli anarchici, e le sommosse operaie nelle fabbriche. L'epoca dei fasci siciliani, l'epoca dell'attentato a Umberto I, insomma, fu quel periodo là. E Esatto. quindi praticamente venivano quasi puniti questi sovversivi, questi Certo, ribelli. gli pigliavano i figli e glieli portavano, glieli vendevano Ma, all'estero, ma e quindi, ma, questo è, ma lui parla di tutta l'Italia o un particolare territorio? Questo ora non te lo so dire perché il documento ora poi io faccio la ricerca e te lo posso dire anche No, in vabbè, era una altra. curiosità, però già basta questo. Poi mi Ma si dicevi. parla di sottoprefettura, quindi le sottoprefetture sono tutte quelle delle aree per cui c'è stata la tratta dei Ho minori. Quindi capito. E poi mi dicevi, prima di parlare del nostro territorio, poi mi dicevi che avevi un'altra bombetta in mano, un altro inedito di uno scritto, di un libro di Plinio. sì, Ne vogliamo è una parlare, poi rivista, parliamo della nostra terra. certo, esattamente, perché poi accentriamo l'argomento proprio grazie a questo scritto, che è una rivista internazionale, quindi è pubblicato, un periodico pubblicato dall'Unione Cattolica per gli Studi Sociali in Italia, ed è del settembre 1898. Più che di bombetta, questi sono documenti che esistono nelle biblioteche, diciamo così, un po' più importanti, e si possono ricercare, chiedere la consultazione, il prestito di questi non li fanno perché sono testi considerati antichi, 1898. Ecco, ti faccio vedere un attimo la copertina, così abbiamo idea di che cosa stiamo parlando, va bene? Prova a dimmi se si vede, se si nota. Sì, Ecco, si nota Rivista anche l'anno. Internazionale Scienze e Discipline Ausilia, Eccoci qua. pubblicazione però dell'Unione Cattolica per gli Studi Sociali in Italia. Ecco, io ho piacere, io ho sempre mostrato i documenti da cui mi rifaccio, perché chiunque può fare un percorso all'inverso e andare a ricercarseli e leggersi a modo Eh suo, beh, questo insomma. è il compito di un qualsiasi ricercatore e questo è il principale compito, dare Sì, è una vero, bussola, non tutti fanno ipoteticamente, in così. teoria, poi non sempre lo applicano. Allora, questo articolo è intitolato La tratta dei piccoli italiani in Francia. È firmato dal professor Roberto Puccini. Ovviamente la verità viene un po' ammantata, però poi emerge, esce fuori perché vengono fatti nomi, luoghi, le condizioni di vita che sono veramente terribili, e torna a galla il Raniero Paolucci di Calboli, perché Roberto Puccini fa riferimento proprio alle pubblicazioni di Paolucci di Calboli. E ti cito solo qualche titolo per avere l'idea dell'argomento. E io devo dire che buona parte di questi li ho trovati alla Biblioteca Nazionale di Firenze, buona parte dei libri, perché non si trovano più, sono libri antichi, non è più possibile trovarli in nessun modo, nemmeno al mercato dell'usato, ci ho provato in tutti i modi. Allora, quelli dell'antiquariato. Allora, parla di Raniero Paolucci di Calboli sulla pagina 2. Sulla tratta dei piccoli italiani in Francia, e dice l'egregio marchese aveva già tratta, leggo perché come ti ho detto prima, l'argomento è un po' spinoso, è meglio attenersi alle parole scritte. Aveva già trattato delle miserie italiane da pari suo, cioè con molto ingegno, con molta preparazione, con sincero affetto negli scritti. Allora, uno è i girovaghi italiani in Londra ed i suonatori ambulanti. Questo è a Londra perché lui il primo incarico
da funzionario di secondo livello, come abbiamo detto, ce l'ha avuto per Londra. Poi passò in Francia. L'altro libro è, perdonami il mio francese scadente, L'Italie vagabonde, è del 1895, mentre il primo era del 1893. Poi ancora L'Engleterre vagabonde, cioè questo è inserito, uno studio che è inserito nella Revue des Revues. Poi L'emigrazione italiana in Francia, i mestieri, i girovaghi e i vetrai ambulanti. Quindi Raniero Paolucci di Calboli è il funzionario più eticamente, più schietto, corretto, che si è occupato di una situazione gravissima. Nel caso Zola, Dreyfus per Zola, mi sembra, nel suo testo, in questo testo, vengono riportati i suoi diari, e c'è una situazione gravissima di questi bambini che vengono malmenati, picchiati, non vengono alimentati in nessun modo, ma c'è un perché, c'è degli interessi dietro che sono enormi, dei guadagni enormi, e i padroni preferivano picchiarli più che dargli da mangiare, perché dice dopo che li hai picchiati non si lamentano. Questa era purtroppo è così, una condizione terribile, orribile, nascosta e celata da tutti. Io ho piacere che oramai questo discorso è stato sdoganato da diversi libri, poi rivediamo, un attimo alla fine, rivediamo insieme. E ho piacere che tu tratti questo argomento, perché è una delle conseguenze più terribili delle guerre, e non si vuole ammettere che nel Meridione c'è stata una guerra civile durata oltre 10 anni, come tu hai detto, e che ha portato delle conseguenze gravissime per tutto il tessuto che c'era prima, cioè lo status quo che c'era prima di questa aggressione. Allora, vediamo un po', vai, com'era la vita di Ma cioè, questi no, volevo solo ragazzini? dire, volevo solo interromperti un attimo per dire che poi nel testo di Roberto Puccini, questo noi lo pubblicamo nel 2021, fece anche, sì, nel 2021 abbiamo, e misi anche, in tuo piccolo video alla fine di quest'articolo, e c'è stato anche un commento della Pellicciari. E Angela Pellicciari ha commentato con tre parole ma secche, veramente drammatiche. E volevo anche dire che con Roberto Puccini, là, lui menzionò pure l'ultima regina di Napoli, Sua Altezza Reale Maria Sofia, che addirittura a Parigi cercò di creare un ricovero per poter ospitare questi piccoli sventurati che quando crescevano non erano più adatti a lavorare nelle vetrerie, invece di essere mandati a casa, rischiavano di morire per strada, di stenti, un po' per far capire, bisognerebbe inquadrare il film di Oliver Twist per far capire un po' la situazione. E quindi anche lì noi abbiamo citato e noi siamo orgogliosi di aver avuto come ultima Allora, regina Maria Sofia. Era questo, ci tenevo a aprire questa piccola parentesi. mi fa molto piacere. Io pensavo che fosse un inedito, invece mi fa molto piacere che già hai affrontato questo argomento e l'hai già citato, perché è una fonte importante, Puccini. È lui che parla anche dei nostri paesi, e non solo, anche quelli della Basilicata. Però vediamo un po'. Cito, vado sempre da Puccini. Discorso poi dei vetrai italiani in Francia. Il marchese Paolucci toccava una nota mesta e spiegava che la fragile mercanzia di quegli operai portata in giro era purtroppo grondante delle lacrime e dei sudori di tanti poveri fanciulli abbandonati in circondari di Potenza, quindi abbiamo detto la Basilicata, Viggiano per esempio, e di Caserta, sono i grandi centri di questo commercio di piccoli schiavi, dove trovansi genitori sì sciagurati da vendere 3 anni di vita dei propri figli, perché la consuetudine di questi contratti scritti o a voce erano triennali, ammesso che ritornassero a casa, perché Raniero Paolucci di Calboli è stato molto esplicito: di 10 solo 2 potevano
sopravvivere a una situazione del genere. Chi moriva e chi si ammalava gravemente e poi ovviamente moriva. Quindi è talmente grave quello che stiamo tirando fuori e che chi ne ha parlato, lo ha fatto prima di me, ha un merito speciale, insomma, ecco, per aver... No, ma io non è che ne ho parlato, mi è capitato tra le mani, non cito la fonte perché mi ha detto di non dirla, anni fa, l'interrogazione parlamentare fatta al Parlamento italiano da questo deputato. E quindi io ho soltanto pubblicato quel testo con un mio cappello in maniera molto immodesta e molto ingenerosa. Mi sono permesso, perché ho mandato l'articolo, perché poi lì viene fuori, soprattutto quando parla di Caserta, che a quel tempo era terra di lavoro, proprio il nostro territorio, comuni come Roccasecca, Sora, Casalvieri, San Biagio Sarginisca, dove addirittura ci furono dei funzionari, dei dipendenti comunali che si licenziarono e trafugarono timbri e carte intestate per poter fare la manovra, il mediatore di questa tratta. Addirittura sì, perché c'era un arricchimento spaventoso. Sì, posso aggiungere che a quei paesi che hai già detto tu, sempre da questo testo, aggiungerei anche a Vito, Brocco, Cervaro, Fontana Liri, Isola del Liri, San Donato, Valcomino, San Vittore del Lazio, Sant'Elia, Fiume Rapido, e cioè come altri, Posta Fibreno, Fonte Chiari, Vicalvi, Gallinaro, Picinisco, Atina, insomma, tutta la nostra zona, tutti. Mi viene in mente quella scena di Pinocchio e Lucignolo quando passa quei tre carretti con gli asinelli per caricare tutti quei bambini per portarli nei paesi dei balocchi, soltanto che qui invece non andavano nel paese dei balocchi. Di Pinocchio poi, quando più in là riusciremo, forse possiamo azzardare una lettura di questa sottospecie di favola, lo so, che è nota, che oramai è nota un po' in giro, ma attenendoci a cose concrete, io mi riferisco non alle interpretazioni che vengono fatte di questa favola, ma a un titolo di un testo che è del professor Carl Ibsen dell'Indiana, un testo che non si trova in giro, non c'è più, è diventato raro, e si chiama, sembra, Italy in the Age of Pinocchio, l'Italia all'epoca di Pinocchio, quindi parla dei guasti liberali causati al nostro paese, è del professor Carl Ibsen, titolare di storia moderna all'Indiana University. Io l'ho contattato anni fa, lui mi chiese i primi due libri che io avevo scritto e si scusò perché non aveva lui delle copie di questo suo testo, e non sapeva nemmeno come fare a recuperarlo, quindi, però mi chiese i miei due, io gliel'ho inviati con molto piacere, che sono a questo punto nella biblioteca dell'Università dell'Indiana. Insomma. Allora, veniamo un attimo a noi. Te parlavi che un guadagni forti, ecco qua. E qui ci sono, alla pagina 4, ci sono anche dei numeri. I padroni di questi sciaguratissimi fanciulli ne carpiscono l'intero salario, pigliando per ciascuno di essi dai 45 ai 65 franchi al mese, in modo che, per esempio, un sol padrone con 13 piccoli lavoranti della vetreria De Grasse guadagna più di 7.000 franchi l'anno, mentre quei meschini sono quasi ignudi, dormono accatastati, vivono in mezzo a sudiciume, fanno lavori da ogni operaio francese ricusati e muoiono di fame. Viva Dio! Ecco l'unità d'Italia, eccola qua. L'unione per forza, a mano armata e contro la volontà di una parte consistente della società, ha portato un guasto terribile. Si dice che la prima vittima della guerra è la verità,
ma secondo me la prima vittima della guerra sono i figli delle persone che l'hanno combattuta, che la stanno combattendo, o perché sono lontani, o perché sono morti, o perché sono feriti e non hanno più alcuna possibilità di vita attiva o di ritrovare la propria famiglia. Ecco. Quindi la prima vittima, secondo me, sono i bambini. Beh sì, bambini, donne e bambini, no? I bambini quelli più fragili, poi le Sì. donne, le vittime, non dimentichiamo le donne, pure fu una tragedia pure quella delle donne. La cosa triste è che il nostro territorio si trovò in pochissimi anni, in pochissimi mesi, nella miseria più assoluta. E quando dicono italiani brava gente mi viene da ridere. Perché tu mi hai fatto l'elenco delle paghe che i caporali prendevano e intascavano apposta ai bambini, ma qua c'erano tantissima gente che per le segnalazioni che facevano e tutto guadagnavano una barca di soldi. Quindi immaginiamo che volume d'affari c'era su questa tratta e soprattutto quanta gente ci guadagnava. Ti ripeto, c'era. Da quel documento che noi abbiamo pubblicato c'è proprio nome e cognome di chi si è licenziato come messo comunale per andare a ricercare i bambini da portare all'estero. Sì. E, ascolta, l'ultima cosa, sempre su questo argomento. Volevo farti vedere, perché prima ho accennato in pratica, a un argomento ben studiato oggi. Oltre al libro di Paolucci, Raniero Paolucci di Carboli, ti voglio mostrare anche questo, che è di un signore, Nicola Paolino, che è di Isernia. E questo è un libro fondamentale perché riporta documenti certi, da leggere, perché è importantissimo. Secondo me è un testo anche questo di importanza capitale per capire tutto il fenomeno. Più abbiamo anche un altro testo della questa signora Maria Rosa Protasi, credo che sia una ricercatrice dell'Università di Roma, credo. Ecco, e questo proprio anche questo parla chiaro, dice le cose in modo schietto. Ecco qua. Maria Rosa, puoi Protasi. mettere meglio? Sì, certo. Va bene così, si legge, si vede. Sì, Maria Rosa Protasi, va bene. Anche Sì, questo affronta l'argomento, sì. Scusa. che poi tra l'altro molti di questi processi poi videro protagonisti il Tribunale di Isernia, perché poi l'alta data di lavoro a zona da Val di Comino dipendevano dal Tribunale di Isernia, poi anche quello abbiamo pubblicato qualcosa del genere. Prima di lasciarci, qualche altra notizia sul nostro territorio, perché tu l'hai presa un po', hai spiegato in maniera impeccabile, grandi linee, tutto quello che è accaduto in Italia sulla tratta dei fanciulli. C'è qualche notizia che possiamo dire, che già si è detto molto sulla nostra terra, sull'alta data di lavoro che riguarda questo fenomeno, oppure ce lo riservi per un'altra occasione? Ma preferirei, ora la tratta dei bambini ci intristisce parecchio, preferirei parlarti di una semplice operazione che sto facendo di recente. Grazie a uno studio di un geologo, ho trovato e potrò fare collegamenti con l'industria siderurgica più che con i bambini, se parliamo di condizione sociale in senso generale, no? Noi abbiamo traccia veramente eccezionale con la Magona di Atina, a proposito di industria siderurgica, e abbiamo anche una prova di come si intendeva lo sviluppo industriale e come è stato attuato, tra l'altro, prima di questa mostruosa aggressione. E ovviamente, grazie a un geologo qui del posto, sappiamo quali erano i siti minerari, sappiamo come era strutturato tutto grazie a Tenore, che è un fiduciario di corte in quel momento.
1850. Possiamo constatare con mano qual era lo sviluppo, il programma di sviluppo, poi prevedeva anche tutto la crescita delle ferrovie abruzzesi, per esempio. Ecco, grazie a questi prodotti che sono della nostra terra, cioè, scavavano le miniere, lavoravano. Tra Picinisco, Sette Frati e San Donato. E Campoli anche. Campoli. Ecco, questi prodotti venivano lavorati, erano dei semi lavorati, e grazie a questi prodotti il Regno delle Due Sicilie non acquistava le ghise dall'Inghilterra, era autonomo, era indipendente, quindi mandava alle proprie aziende che lavoravano, cioè tipo Mongiana per esempio, che allora avevano già tantissimi siti minerari in Calabria, ma anche a Napoli, capito? Mandavano dei prodotti che poi venivano utilizzati o per le ferrovie, le strade ferrate, oppure per la produzione di locomotive, oppure a Mongiana per le armi, come sappiamo, insomma. Però c'era una rete di collegamento e un'idea precisa di sviluppo industriale anche in campo siderurgico. Ecco, e ti faccio notare una cosa e poi sto zitto. No, figurati. La Magona di Atina, ti faccio vedere il testo che conoscerai senz'altro, è questo di Mancini, che ne parla. Ce l'abbiamo un po' tutti questo. Ok, questo è importantissimo perché parla di siderurgia sin da tempi preistorici, fa un bel excursus, fa capire che non è una cosa inventata lì per lì, ok. Ecco, da questo stabilimento si capisce benissimo qual era l'idea di sviluppo che c'era nel Regno di Sicilia, almeno che aveva avuto Ferdinando II. Ok. Sì, vabbè, prego, finisci. Come in Piedimonte d'Alife, gli operai non vivevano come in Inghilterra, negli slums, in una piccola stanza in 12 persone. No, c'era una grande dignità del lavoro e si prendevano le maestranze che potevano vivere sul territorio, non in delle baracche, capito? Ecco, quindi ma bella, a Piedimonte d'Alife con la EG addirittura stavamo con il 70% di operai femminili, stavamo proprio avanti, lasciamo stare. Sì. Ma sai, questa potrebbe essere una materia di un'altra chiacchierata. Sì, e... perché c'è un perché preciso. Per esempio, noi abbiamo indagato quei deportati, no? Che penso molti sappiano, spero che molti sappiano, deportati civili, che sono stati presi dai nostri territori e mandati come schiavi a lavorare in dei lager del centro-nord Italia. Ecco. Ma le zone di provenienza corrispondono. La maggioranza dei deportati di una certa area, per esempio, vengono da Piedimonte d'Alife. Poi ci sono tutti anche i comuni che si inoltrano, anche a Trivento, per esempio. Ecco, sì, ma... però dove è stato distrutto l'attività industriale, ecco, lì è stato prelevato più persone da mandare a questi lager che ti dicevo prima, a lavoro forzato. Un'emigrazione fu veramente lì. Guarda, pensare quello che è accaduto in pochissimo tempo è una cosa terribile. Terribile, con la complicità dei nostri galantuomini autoctoni, Laborini e Regnicoli, che da napoletani divennero meridionali. Però ormai la storia è andata così, però è giusto che noi ne parliamo. E niente, no, volevo solo chiuderti dicendo, sì, la politica, come ci ricorda spesso, ci ricordava Nicola Zitara, qualsiasi nazione che è all'alba di un progetto industriale all'inizio si forma sull'autarchia, no? E come lo fa l'Inghilterra ancora, come l'ha fatto la crisi gli Stati Uniti qualche tempo fa, quando uno ha bisogno di sviluppare la propria industria all'inizio c'è sempre una fase di autarchia. Tra l'altro poi c'erano comunque degli scambi commerciali molto intensi, tra questa è un'altra leggenda che va sfatata, perché poi il regno di Ferdinando II
lui voleva l'interscambio, quindi non voleva soltanto proteggere le sue merci, ma voleva creare un sistema di interscambio alla pari con i paesi stranieri, e non avendo, e questo è un problema endemico della tutta la penisola italica, a disposizione le materie prime, puntava molto sulla new economy, quindi su contenuti di altissima tecnologia. Comunque questo è un'altra, infatti la grande Magona era un esempio di un innovativo altoforno che in Europa non aveva nessuno, era particolarmente innovativo per l'epoca, poi è andata come è andata, pazienza. E niente, Loreto, io sicuramente ci faremo un'altra trasmissione parlando del brigantaggio del Trasore e Brocco. Me l'hai detto che c'è delle notizie importanti, e le faremo una trasmissione dedicata a questa materia. Io ti ringrazio per i minuti che ci hai concesso e per le informazioni importanti che ci hai dato. Soprattutto hai dato modo a tutti i nostri spettatori che volessero approfondire l'argomento di come muoversi, di come andare a prendere la bibliografia utile per poter fare uno studio approfondito. Sempre, e su questo faremo sempre. Perché poi ovvio. Così. È ovvio che i ricercatori sono importanti anche per permettere a chi non può andare in archivio, non ha tempo, non lo sa fare, perché tu mi insegni che negli archivi si può anche andare, ma bisogna anche saper leggere i documenti, non è cosa semplice. E quindi è importante, ci ha dato pure notizie dei libri, testi che possiamo andare a spulciare. E chiuderemo questa nostra chiacchierata con un altro monologo sempre dedicato ai fanciulli, lo stesso testo però interpretato da Leda Panaccione. E poi chiuderò con una piccola sorpresa che ti riguarda, che sta già pubblicata, però lo mettiamo alla fine di questa chiacchierata. Ti ringrazio, Loreto, per la tua disponibilità e grazie ancora, sperando di poterci vedere presto anche dal vivo. Buona serata. Buona serata a tutti, grazie. Sempre, Fatima. La guerra l'hanno vinciuta i marinai che zuzzi e vigliacchi, che prima hanno portato la miseria e ora campano alle spalle di un povero pensiero. Tanto non la capiva, tanto che la ricca, ma mo che so vedova e saccio quando è tosta a campare. La so capita, sì. Io mi chiamo Maria. Maria Iucampo, mi dice. Perché Padova faticava tanto a Iucampo quando io sono nato. A Iucampo, mezza campa, dicevano le antiche. E una ritta che va girando pure mo. Era una terra buona per pascio la grava, non era una terra faticatore. Ma che cuore Padova. Prima mi raccontava che stava a demanda e poi era passata a padrone. Era una terra che ti faceva il tagliusando con la fatica, poi ci facci niente e chi gli niente. Si rifregava pure il padrone. Il padrone di tutte cose. Che prima era rasata, bella, rasa. Poi c'era fatto fascia la grave, e quando non ci stava più niente, ma anche con la grave, era la tappata, ma a parte mi c'era cuccata che era bella fregatura, ma che cuore fesse, chi non era buona a fatica la terra. Prima faticava rende una frappa ruscia, poi chiurettero la frappa, e chiurettero tutto lo fatto, e gli pare qualcuno se ne ettero lontane, e gli vecchi se morevano la fame, e caccheruno con mappate, ma si ingegnava a sta sotto padrone. Mi pare che non siete capite che sono nata dentro la miseria, e dentro la miseria sono rimasta. So vedova la gente. Marito, sono muretto mentre faticavo e non mi rettero manca la paga del giorno prima. E una povera femmina come a me, che non teneva niente.
con un padre coppa una seggia, rimbambito, due figli piccoli. La trosca ci ha pensato sulla mente, come fa sta peggio. Si ha presentato in un giorno alla casa un segretario comunale e uno che si fa chiamare Gnore C, che viene dalla Francia tutti gli anni alla festa del Santo Patrono. Si è presentato alla casa e mi portato una cigara a mangiare come alla mostra. E poi ha cominciato a parlare tra lo frappo che in Francia, alla Francia, che servivano le creature perché tenevano le manuccelle piccole per poter lavorare a buone ruvetre, e che figlio Francisco, che tanto teneva 8 anni, se poteva imparare la fatica e poteva guadagnare buono e mi poteva mandare i soldi, e che ci pensavano a tutto loro e che pensavano in stare in viaggio e che mi si erano pagato ma un briaghetto della cervella con tutta quella chiacchiera. Ma presentato le due fogli la firmai in saggi scrive per mietto con una croce e poi mi rettero 2 settimane la fatica e se portetto la fine 2 settimane la fatica la fine. E da quel giorno maledetto degli arcivistici sono passati 10 anni ormai. Un segretario comunale si è accattato in un fondo rosso nel tuo paese, si fa chiamare signore che gli possa pavare il padre eterno. E il segretario comunale che ci sta mo dice che non sa niente. E tutti quelli che ritornano, qualcuno che torna dallo frappo che è la Francia, senza una lira, tesica, non si offrono manco a parlare. E nessuno si ricorda di Francesco. Dice che la regina vecchia alla Francia ha fatto fare un ricovero per tutte le creature che sono in affaticare dalla frappa che era vecchia. Speriamo che almeno figli miei, poi Francesca, sono potuta entrare. Speriamo che non sta a soffrire la fame. Signora Ciro, la vedo tutti gli anni con la festa del Santo Patrono. Vai in bar, fai un milord, paura a bere a tutto quanto. A me allora non ci fanno manca tra sì e quando li incontro con la via fa finta che non lo vedo, se ne scappa. Però sacce che mette sempre una frega risolta con la festa del Santo Padrone. Con la farina del riavolo se vorresti accattare pure il panatello. Porta pure la statua dello santo in processione, ma annanza la chiesa, rende la piazza, alloga il scomodo, rende di viga, non ce la porta non la statua. E la droschia sta fatta così. Fatica per il riavo e prega gli santi. Francesco mio, perdono, ma perdono, ma Francesco mio! Perdono, ma Francesco mio! Si chiama così un impoverimento di diverse fasce sociali. La pauperizzazione porta immediatamente, siamo al 1862, un fenomeno grave. Bambini per le strade di Firenze all'accattonaggio, alla prostituzione minorile, destinati alla prostituzione delle bambine da 8 a 10 anni alla prostituzione da adulto. Noi non abbiamo il coraggio,
Siamo un paese più vicino all'ombrico che alla posizione retta, però c'è chi ce l'ha il coraggio. E io l'ho trovato in questo signore qui, John E. Zucchi, che è un professore di storia contemporanea in Canada, nell'Università di Montreal, e in Carl David Ibsen, che ho avuto l'onore di contattare personalmente e che mi ha chiesto anche di questo. È un vanto che posso comunicarvi, mi ha chiesto i nostri due libri, e questo sono per un professore dell'Indiana in America che mi chiede due libri a merito sconosciuto come me, mi fa molto onore, mi fa piacere. E loro hanno parlato di bambini e hanno citato Paolucci Raniero di Cavoli, che era segretario all'ambasciata italiana in Francia, 1 agosto 1863, a Parigi. Pauperismo in terra di lavoro, la terra da dove io vengo, fenomeni terribili, e questi sono raccontati, come abbiamo detto, da Paolucci nel libro Il caso Dreyfus. Mentre in Italia si propaganda Cuore, il libro Cuore, e la favola di Pinocchio, in realtà, come potete vedere, una quantità bella sostenuta di bambini vengono di terra di lavoro, vengono spediti in Francia a lavorare e anche a morire nelle vetrerie. Nord America, traffico di donne e bambini. I giornali locali in quel periodo, 1873, parlano di 80.000 italiani, bambini italiani, nelle città del Nord America. Delinquenti e prostitute. Eccoli là. Ma da deportati a immigrati si fa in fretta, eh? Rendiconto del Parlamento. Guardate, questo Vaccari Enrico, che è domiciliato coatto a Carloforte in Sardegna, domanda la cessazione di tale misura ed il passaporto per passare all'estero. Gli affari sono affari, vedete? Ritorna, eh? Lloyd Sabaudo, spedizioni e linee celerissime per il Nord America, l'emigrazione, la grande emigrazione, 14 milioni di persone. Il fenomeno è anche peggiore, più ampio e peggiore. Abbiamo il delegato del governo che si lamenta, scrive al prefetto che queste donne entrano in chiesa scalze. In realtà sappiamo da altri documenti che di nottetempo venivano spostate dal luogo di delegazione del Papa a Faro per prostituirsi, e lo dice il medico, il dottore, che tra l'altro sembrerebbe, dalle dicerie sempre che compare nei documenti, che ne avesse in casa 3 o 4 per curarle dalle malattie veneree che avevano contratto. Vedete? C'erano timbri, eh? Questo era deportazione messa a sistema e delegazione messa a sistema. Andate. Ora vi facciamo vedere, sto in silenzio, velocissimo, vi facciamo vedere 3 o 4 diapositive che sono i primi nominativi, cioè un elenco così, diciamo, a campione, e un piccolissimo esempio di numero di persone deportate. I luoghi. Ancora un attimo. Nelle nostre città, Firenze, Napoli, Roma, Milano, Novara, Genova, Noto, Pescara, Cassino, Lanciano, Atessa, Aprilia, Mola, Bari e forse anche tante altre, comprese Bomba, abbiamo la rievocazione di questi personaggi. Guardate la statua. Siamo qui in Abruzzo, vicino, non tanto lontano dalla vostra regione. Noi dobbiamo fare conti con la realtà.
dobbiamo capire, vogliamo capire, perché rievochiamo, perché spendiamo 4 miliardi a fronte di una realtà storica, di una verità storica dei documenti che è totalmente diversa da quella che ci hanno raccontato fino ad ora.